Posso cedere la parola giustamente al Presidente della sessione. Grazie. Grazie Professor Nervi. Superata allora quindi con qualche gradita, credo, insistenza alla pausa caffè, proseguiamo quindi con i lavori previsti nella mattinata con la seconda relazione curata dal professor Jacques Birner, docente di economia politica nella facoltà di sociologia dell'Università degli Studi di Trento, di questa quindi università. Il professor Birner svolgerà una relazione dal titolo Moneta cattiva, male collettivo. Moneta buona, bene collettivo. Le sfide attuali alle istituzioni rappresentative nella gestione dei beni collettivi. Quindi invito il professor Birner a prendere la parola e lo ringrazio. Prego. Grazie Presidente, grazie Pietro Nervi, non solo per avermi prestato il tuo orologio, ma soprattutto per avermi invitato già più di un anno fa, suggerendomi con lungimiranza un sottotitolo che si allontana un po' dal tema della riunione, che è l'altro modo di possedere, perché una delle mie conclusioni sarà che per affrontare i problemi della crisi finanziaria e economica, l'opera di Elinor Ostrom, a mio parere, è molto utile, ma cioè, io prendo in prestito un paio delle idee della Ostrom, che cercherò di ripagare con gli interessi, che possono anche essere bassi al tasso attuale, alla fine del mio intervento. E una delle conclusioni sarà che proporre certi modi di governance che si basano sulla proprietà, magari per questo tipo di problematica andrebbe generalizzato. Allora, il mio intervento, il mio paper, parte da un'idea talmente semplice che io mi sono domandato per lungo tempo se ci fosse dentro qualcosa di valido. Perché durante la crisi, che oramai dura da più di 4 anni, abbiamo scoperto che un sistema monetario che funziona male affligge tutti quanti, ha delle conseguenze negative per tutti quanti, dunque è un male collettivo. Allora, se un sistema monetario o una moneta cattiva è un male collettivo, una moneta che funziona bene, un sistema monetario che funziona bene, dovrebbe essere un bene collettivo. Allora, io indagherò su questa idea molto semplice, vi porterò in un certo numero di passi a un'idea, a un insieme di idee. Aggiungo che io non ho mai preparato un intervento col fiato dell'attualità talmente sul collo come con questo paper, perché praticamente ogni giorno ci sono degli sviluppi nuovi che si inseriscono nella problematica che io ho avuto il coraggio o la pazzia o l'ingenuità di affrontare. Allora, il titolo è un po' lungo, si potrebbe anche abbreviarlo, perché io ho trovato su un vecchio dizionario veneziano i termini moniazza per cattiva moneta e moniona per moneta grande e bella. Allora, io sono economista, per fortuna, dopo aver letto questo dizionario, non mi autodefinisco un economista monetario, perché secondo questo dizionario sarebbe un'espressione molto peggiorativa. È un falsa moneta, un falso monetiere. Vabbè, queste sono queste piccole plusvalenze che ogni tanto saltano fuori quando si prepara un intervento. Prima di tuffarci nell'argomento, nel sodo del mio argomento, cerchiamo di capire un po', perché io presumo che la maggior parte delle
delle persone presenti non siano economisti, è almeno un'idea generale delle funzioni delle banche e della moneta. Allora, le banche e la moneta praticamente costituiscono un ponte tra oggi e domani. Il futuro, cioè per il suo carattere, è incerto. Allora, la moneta e soprattutto il sistema bancario ci aiuta a domare, magari in una certa misura, questa incertezza che tutti noi progettiamo per il futuro. L'imprenditore fa i suoi piani, i suoi progetti per cosa produrre, per chi e per quando, e noi consumatori cerchiamo di dividere almeno il nostro reddito tra il consumo oggi e il consumo domani, che sono i risparmi. Allora, le banche ci aiutano, il sistema monetario ci aiuta in questo, perché farlo da una specie di intermediario intertemporale, che magari a me, io ho bisogno di soldi adesso, che magari avanzano a qualcun altro che ne avrà bisogno in un altro momento nel futuro. Dunque questa è una delle funzioni del sistema bancario. Ovviamente concedere dei prestiti che nel complesso del sistema monetario crea moneta, perché opera il cosiddetto moltiplicatore monetario. Allora, due parole per cercare di spiegare che cosa sia. Abbiamo un sistema bancario che consente, abbiamo scoperto nella storia delle nostre banche, del nostro sistema bancario, che non è necessario che ogni banca detenga dei liquidi per l'importo esatto dei crediti che concede. Dunque abbiamo un sistema a riserva parziale. E le riserve liquide che le banche devono detenere per legge o perché la banca centrale ha imposto questo obbligo, si aggirano intorno al 3%. Dunque, per tutti i prestiti che una banca ha concesso, diciamo, in tempi normali basta che questa banca abbia delle liquidità, dunque degli attivi che si possono convertire subito in potere d'acquisto, del 3% di tutti gli obblighi che la banca ha nei confronti del pubblico. Allora, questo significa che ogni euro che entra sulla sinistra del bilancio di una banca, dunque ogni euro che arriva come deposito presso una banca, genera nel sistema monetario complessivo 33 euro alla fine. E dunque il moltiplicatore monetario ha un effetto molto potente per creare monete, per far crescere la massa monetaria. E cioè un imprenditore individuale fa un progetto e o fallisce o va in porto, dunque è un'incertezza, ma se noi riusciamo a mettere insieme tanti progetti utilizzando le banche, noi come investitori privati possiamo farci un'idea della probabilità con cui i nostri investimenti avranno un rendimento positivo. Dunque le banche ci aiutano ad assicurarci contro i rischi, che sono incertezze a cui possiamo attribuire una certa probabilità. Il sistema bancario, le banche, sono coinvolte in una concorrenza spietata, che hanno degli azionisti che vogliono vedere dei soldi, dei dividendi. Dunque una banca non può permettersi di non fare dei profitti, dei utili, diciamo, almeno a livello della media di tutta l'industria, perché altrimenti perde i suoi investitori, nessuno vuole più comprare azioni in questa banca e la banca scompare. Dunque il sistema bancario, come lo conosciamo noi, è sottoposto a una concorrenza continua. Allora,
quello che ha fatto scattare, secondo la maggior parte degli economisti, è la crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti. Questo è un bel esempio di quello che fa la concorrenza. Okay? Se io sono manager di una banca e il mio compito è quello di vendere dei mutui, dei prestiti, cioè a me non me ne frega niente se il cliente ha la possibilità di ripagare questo prestito. Io voglio fare un utile netto del mio reparto. Dunque le banche americane praticamente hanno quasi costretto i poveri clienti ad accettare questi mutui, anche i clienti di cui sapevano benissimo che non sarebbero mai stati in grado di ripagare questi mutui. Allora questi mutui servivano come sicurezza, come riserve per le banche per concedere prestiti. Allora se io semplifico, se questi clienti non riescono a ripagare i mutui, la banca diventa un po' meno banca, rischia di diventare proprietario di immobili, cosa che le banche non vogliono, e non che cercano di vendere questi contratti. Le persone che non sono state in grado di ripagare i loro mutui, cosa succede? La casa viene pignorata e venduta perché di nuovo le banche non vogliono diventare immobiliaristi. Dunque c'è un doppio effetto. Da una parte si riduce il valore delle riserve bancarie con la conseguenza che possono concedere meno crediti e c'è anche un effetto macroeconomico, crollano i prezzi degli immobili con di nuovo l'effetto che crollano i valori dell'attivo delle banche. E questo ha fatto scattare la crisi. Comunque, sotto la pressione della concorrenza, le banche praticamente cercano di inventare nuove forme di moneta. E c'è una gara molto iniqua tra le banche e i regolatori, perché le banche sono creative, i regolatori corrono sempre dietro a questi sviluppi delle banche. Per esempio Basilea 3, insieme di misure che sono mirate ad aumentare il capitale delle banche, rendere le banche più solvibili, dunque non va niente, cioè, anche diciamo in un modo un po' remoto, ha a che fare con la liquidità delle banche, ma le banche devono saper sopravvivere anche nel lungo termine, per cui serve più capitale azionario. Allora, qui c'è una citazione che dice come le vedono i banchieri, loro aiutano un'economia che stenta già ad andare avanti a crescere, dunque pensano che loro facciano bene e che non possano permettersi di detenere più riserve e soprattutto più capitale, perché più capitale ha una banca, meno diventa il rendimento su questo capitale, perché il sistema bancario, le banche sono, l'operato delle banche è basato su concedere tanti prestiti con pochi mezzi. Invece i regolatori hanno un altro parere, hanno la paura che se le banche non riescono più a concedere dei crediti, se succede un guaio come la crisi dei mutui subprime, si prosciuga la creazione della moneta. Infatti la moneta, il moltiplicatore monetario, ha fatto marcia indietro, dunque invece di creare moneta ha distrutto moneta. E questo ovviamente è il timore dei regolatori. Allora, la materia è incredibilmente complessa perché ci sono tanti livelli, rapporti tra individui in cui la moneta ha un ruolo, l'individuo e la banca, tra le banche. Uno dei problemi che si è creato ripetutamente è che il mercato interbancario si è completamente bloccato perché le banche a un certo punto hanno paura che la moneta che le avanzava, c'è un mercato molto attivo tra le banche, è una banca che ha
eccesso di liquidità cerca di dare in prestito questo eccesso anche per una notte, perché si tratta di importi enormi, dunque anche gli interessi per una notte su importi enormi sono sempre dei guadagni. Allora, quando almeno due volte durante la crisi le banche avevano talmente paura che le banche a cui prestavano queste liquidità sarebbero fallite che non osavano più utilizzare questo mercato interbancario a breve termine. E c'è la Banca Centrale Europea o Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, che ha dei rapporti con le banche centrali dei paesi dell'euro, dell'Unione Monetaria Europea. Ci sono rapporti tra la Banca Centrale Nazionale, il Governo Nazionale, la Banca Centrale Europea, i governi nazionali, tra i governi, eccetera. Dunque è un campo incredibilmente complesso. Allora, prima di andare avanti, perché io la mia tesi sarà che la moneta è un certo tipo di bene, ma è un bene la moneta, perché non lo puoi mangiare, se lo puoi mangiare, ma è abbastanza indigesta. La moneta è una cosa molto strana, perché la banconota di 50 euro di per sé non ha alcun valore, ha solo un valore perché tutti noi crediamo che con questi 50 euro noi possiamo acquistare qualcosa che ci serve per la vita quotidiana. Dunque è una specie di bene derivato o un bene fittizio, come è stato chiamato. Comunque, facciamo il presupposto che si possa applicare l'analisi dei vari tipi di bene che sono diciamo, lo standard in economia. Dunque, allora, l'economia politica, la maggior parte degli economisti non ha previsto la crisi. E quando la regina Elisabetta d'Inghilterra ha visitato la London School of Economics nel mese di novembre 2011, sono scomparsi un paio di effetti sonori. È un peccato. Okay? Io appartengo alla scuola di pensiero secondo la quale gli argomenti seri, perché io parlo di un argomento molto serio, vanno affrontati non in un modo serioso. Dunque, qualche effetto sonoro è rimasto, ma questo è uno dei difetti dell'informatica. Dunque, c'è stata una specie di match, di gara, di confronto, quando la regina d'Inghilterra ha fatto visita alla London School of Economics. E lei ha fatto una domanda, di solito è il piccolo bambino che chiede ma perché l'imperatore è nudo? Questa volta la cosa è stata il contrario, perché la regina ha chiesto agli economisti della London School of Economics perché nessuno se n'è accorto, perché nessuno l'ha prevista la crisi. Tutti gli economisti esterrefatti e hanno impiegato mesi e mesi per dare la risposta. Allora, questo è molto paradossale perché gli economisti nel bagaglio intellettuale, cioè in qualsiasi libro introduttivo di economia politica, ci sono almeno tre elementi delle risposte alla domanda regia. Il primo elemento è il moltiplicatore monetario, solo che quasi nessuno, eccetto qualcuno come Nouriel Roubini, aveva previsto che il moltiplicatore monetario poteva anche fare marcia indietro, dunque invece di creare moneta, distruggere moneta, diciamo in modo esponenziale, perché quando il moltiplicatore monetario, che nel mio esempio da ogni euro depositato ne fa 33 a livello macroeconomico, se succede il contrario, ogni euro che scompare dalle riserve delle banche fa scomparire 33 euro, e dunque è un effetto, diciamo, non lineare.
Ed è una delle cose che sono successe. Un'altra cosa, e adesso perché dopo io mi limiterò all'area dell'euro, perché a livello globale la cosa diventa troppo complessa, già per l'area euro è molto complesso l'argomento, gli economisti apparentemente avevano dimenticato una teoria per cui è stata insegnata, conferita il premio Nobel a Robert Mundell, ingiustamente, un po' ingiustamente, perché chi ha inventato, chi ha proposto questa teoria per la prima volta è stato Friedrich von Hayek nel 1937, invece l'articolo di Mundell data dal 1961. Praticamente è una teoria molto semplice, che dice non puoi avere una moneta unica per paesi diversi se le condizioni economiche di questi paesi non sono abbastanza omogenee. Allora, con l'introduzione dell'euro, questo, diciamo, questa semplice verità economica è stata trascurata. Io direi quasi che la cosa strana è che lo stesso Mundell dopo ha dato il suo sostegno alla moneta unica, non so perché, perché è in esatta contraddizione alla sua teoria. È evidente, soprattutto oggigiorno, che la Grecia e la Germania non hanno delle economie reali, neanche simili, lasciamo perdere, omogenee. Un'altra cosa che con l'introduzione della moneta unica nel 1999 sotto, quando noi abbiamo visto le banconote e le monete, era 2002, con una leggerezza che io chiamerei quasi criminosa, è stata trascurata la verità che se togli la possibilità ad un paese individuale di condurre la sua politica monetaria, tutto quello che deve essere fatto nell'ambito della politica economica ricade sulla politica fiscale. Allora, abbiamo visto le conseguenze, perché c'era un ottimismo molto leggero. Io all'epoca, prima che fosse introdotto l'euro, io sono sempre stato contrario, perché avevo paura che tutto quello che era stato raggiunto con il mercato unico sarebbe messo in pericolo. Infatti è stato un passo di troppo l'introduzione della moneta unica, e non ho mai visto un unico argomento economico valido o convincente per questa moneta unica. Una delle idee più o meno vaghe, più o meno implicite, è stata quella che introducendo la moneta unica, togliendo la possibilità ai vari paesi di condurre una politica monetaria, avremmo creato, diciamo, un'unità economica che avrebbe condotto a una convergenza delle politiche fiscali. Così non è stato, come sappiamo benissimo. Allora, gli economisti distinguono tra vari tipi di beni a seconda che sono rivali o sottraibili. Dunque il bicchiere di acqua che io sto bevendo non può più essere bevuto dal presidente di questa sessione. Allora, questo si chiama rivalità o sottraibilità. E l'acqua, va bene, se io non, adesso mi è stata portata l'acqua, apparentemente perché io sono relatore, ma di solito l'acqua si compra. Dunque è un bene da cui tu vieni escluso se non paghi. Okay? Ci sono dei beni, per esempio la difesa nazionale, per cui paghiamo tutti, ma nessuno può essere escluso. Il vigile non ti chiede prima se hai pagato le tasse, prima di proteggerti dai farabutti che ti aggrediscono. Questo è il quadro per gli economisti, per distinguere i vari beni. Allora, i beni privati sono rivali, dunque il vestito che mi metto io, Pietro Nervi, non può più metterselo, a parte le differenze delle nostre misure,
e bisogna pagare per questi beni. Allora, una cosa strana è che implicitamente la moneta in economia è stata considerata come una specie di bene privato, perché le banche sono imprese private a scopo di lucro, creano moneta, dunque la moneta sarebbe un bene privato, vero? Però ha delle caratteristiche molto particolari. Beni privati, vediamo dove sono rimasto nella mia relazione, mi sono fatto trascinare un po' dall'argomento. Allora, la moneta come bene privato, va bene, anche se ammettiamo che sia così, nella crisi abbiamo scoperto che anche se fosse un bene privato ha delle conseguenze molto negative. Allora, c'è una letteratura che risale a Robert Coase che dice, va bene, le azioni private possono avere delle esternalità, possono creare gli effetti positivi ma anche negativi che non si traducono nel mio ricavo o nei miei costi. Questo si chiama esternalità. Allora, si può dire che la moneta cattiva, la moneta, un sistema monetario che non funziona, crea delle esternalità. Secondo lo stesso Coase, le esternalità dovrebbero essere compensabili tramite il meccanismo di mercato. Dunque, io, se io mi sento torteggiato da una banca, io posso fare causa a questa banca. E fin qua si può arrivare con la moneta come un bene privato, con delle esternalità anche negative. Però quello che è successo nella crisi coinvolge il moltiplicatore monetario, che è un meccanismo sistemico. È difficile fare causa al moltiplicatore monetario. E dunque lì si ferma la possibilità, a mio parere, di considerare la moneta come un bene privato con delle esternalità negative. Allora, se è così, potrebbe essere un bene o un male, pubblico o collettivo, all'altezza come la difesa nazionale. E, per esempio, i fari tradizionali. Qui l'effetto sonoro non è scomparso. È perché questo faro c'è per la QE2, Queen Elizabeth II, ma anche per una piccola barca, come quella di D'Alema. Anche qui purtroppo gli effetti sonori sono scomparsi. Allora, ma è così con la moneta, ma qui diventa un po' difficile, perché bisogna porci la domanda se la moneta è un bene escludibile o meno. Allora, a livello dei rapporti tra gli individui, la moneta è escludibile. I soldi che io ho dato a Pietro Nervi non sono più... l'escludibilità, allora, a livello del rapporto tra me e il rettore di questa università, io presto lavoro e lui mi paga. Se io non lavoro, non mi paga. E mi paga dopo. Dunque, io devo avere la fiducia che l'Università di Trento mi pagherà. Con le banche, nei nostri rapporti con le banche, le cose cambiano già un po'. Perché io non presto niente. Vado dalla banca, chiedo un prestito, in cambio di una promessa. E dunque la banca mi dà qualcosa sulla fiducia, praticamente. Dunque lì il criterio dell'escludibilità comincia già a fare un po' di acqua. E così, se ci concentriamo sull'escludibilità, magari la moneta non è completamente escludibile. Abbiamo tutti quanti una certa possibilità di andare in banca è facile dare un prestito. E dunque, cambiando livello da individuo a individuo al rapporto tra individuo e banca, e le cose cominciano già
a cambiare un po'. E dunque magari, visto che la moneta non è completamente escludibile a livello tra individuo e banca, magari potrebbe essere un bene pubblico, come i fari tradizionali. Allora, cosa c'è che non quadra, e torno a livello tra gli individui, rimane il fatto che la moneta a livello dei rapporti tra gli individui è rivale. I soldi in tasca mia non sono nelle tasche di Pietro Nerri. Dunque, lì, secondo i criteri dell'economia, la moneta sarebbe un bene comune, un common pool resource, che è, diciamo, il punto forte, tipo di bene che è stato indagato da Eleanor Ostrom. Dunque io mi riferisco all'opera della Ostrom e ovviamente bisogna chiedersi, ma come procediamo? Seguiamo le orme della Ostrom e andiamo ad indagare su tanti sistemi monetari locali attualmente esistenti? Non ne ho avuto il tempo. La storia dei sistemi monetari, non ne ho avuto il tempo. Possiamo sperimentare, ma va bene, questo avremmo potuto fare, però questi tre approcci di ricerca li ritroviamo nell'euro. Abbiamo una storia abbastanza breve, ben documentata, e un esempio di un sistema monetario abbastanza locale, e siamo in mezzo a un esperimento a scala 1 su 1, e dunque l'euro mi sembra un ottimo candidato per vedere dove ci portano le idee della Ostrom. Allora, Ostrom ha individuato, ha detto, va bene, abbiamo a che fare con un problema di azione collettiva che mi sembra evidente nel caso dell'euro. C'è la Grecia, Papandreou, che ha minacciato di di chiamare un referendum, ben sapendo che la Grecia, anche se ha un'economia molto piccola, aveva un certo peso per far scoppiare tutto l'euro. Dunque è una situazione tipica di azione collettiva. Il numero di partecipanti o attori che sono coinvolti, col senno di poi possiamo constatare che abbiamo ammesso troppi paesi nella moneta, alla moneta unica. Saltiamo. Questo è un altro. L'eterogeneità dei partecipanti, qui torno sull'argomento della teoria dell'area valutaria ottimale, è evidente che le economie dei vari paesi dell'euro sono talmente diverse praticamente l'euro ha invitato il malcomportamento, il free ridership. La Grecia ha pagato lo stesso tasso di interesse fino a poco fa sui titoli di Stato che venivano pagati dalla Germania. Non c'erano le condizioni economiche per giustificare una cosa del genere. E dunque l'eterogeneità dei partecipanti in questo caso è una controindicazione alla soluzione del problema, dei problemi di azione collettiva che caratterizzano l'euro. La comunicazione faccia a faccia. Abbiamo appena visto un esempio dell'importanza della comunicazione faccia a faccia. Un esempio egregio dell'importanza di questo tipo di... Allora, un breve intermezzo che non significa che sia senza importanza. Io insegno ai miei studenti del secondo anno, che ho spostato il corso, che ci sono due sistemi alternativi per aggregare le preferenze individuali, che sono praticamente due sistemi, due istituzioni per risolvere certi problemi di azione collettiva. Possiamo votare con una crocetta, che si chiama il sistema politico, o votiamo con i nostri soldi, che
che si chiama mercato. Allora, ma sono veramente dei sistemi alternativi? Eravamo abituati a dei governi che valutavano i mercati e intervenivano nei mercati quando, al parere di questi governi, le cose non andavano bene. Ma adesso abbiamo i mercati come decisori di ultima istanza. Infatti Berlusconi si è dimesso per via dello spread che stava salendo in modo allarmante. Adesso torniamo all'elenco della Ostrom. Informazioni sulle azioni del passato. Se pensiamo all'Irlanda, che fino a un paio di anni fa era un esempio di rettitudine fiscale, ci viene qualche dubbio. Come gli attori sono collegati in un reticolo è un argomento talmente importante e complesso che io sorvolo su questo argomento, ma accenno al fatto che è strettamente legato alla questione di too big to fail. Una banca, non solo per le sue dimensioni, ma soprattutto per la misura in cui è connessa ad altre istituzioni monetarie, può diventare talmente importante che non possiamo permetterci di farla fallire, perché se fallisce questa banca, il moltiplicatore monetario fa marcia indietro in un modo, cioè, diciamo, astronomico, mettendo in pericolo tutto il sistema monetario globale. Allora, la possibilità con cui gli individui possono entrare e uscire, i trattati su cui si basa la moneta unica non prevedono questa possibilità. Dunque l'ottimismo all'epoca era tale che nessuno si è mai posto la domanda: ma che cosa succede se la Grecia vuole ritirarsi? La Grecia può tranquillamente no, può farlo. Come la Banca Centrale Europea praticamente ha violato il suo statuto comprando titoli di Stato dei Paesi membri. Dunque, ripeto, siamo in mezzo a un esperimento molto, diciamo, importante e molto interessante, con delle conseguenze potenzialmente devastanti. Allora, una cosa che distingue la moneta come common pool good, come bene comune, da, diciamo, i beni che studia la Ostrom, è una differenza molto importante, perché l'erba del pascolo ricresce, ma la moneta è una cosa che, per essere moneta, dipende per la sua esistenza da come noi la percepiamo. Dunque le nostre aspettative, le nostre teorie, tra virgolette, determinano se la moneta continua a rendere i servizi, perché c'è un stock, un pool di risorse, andiamo un po' più veloci, che tra l'altro l'idea di questo stock, questo pool di risorse che rende, che produce un flusso di servizi, è identica all'idea del capitale economico, come lo troviamo nell'opera di Hayek. Quindi bisogna fare degli investimenti. In che cosa? Allora, in questo caso, apparentemente, bisogna investire nella fiducia. Perché non è il rame, non eis sed fides. Dunque, questa è l'essenza della moneta. Come possiamo organizzare la fiducia? Banche nazionali, banche centrali, la BCE, European Financial Stability Fund, magari potenziato, i vertici dei G20, il Fondo Monetario Internazionale, ma c'è un'autorità superiore, secondo gli americani c'è In God We Trust, Dio. Certezza? Ma bisogna organizzare la moneta, anche se fosse un dono divino, e sappiamo come sono andate le cose con lo IOR. Certezze? Una delle certezze che abbiamo perso è che i titoli di Stato siano gli investimenti più affidabili che ci fossero. Dunque le nostre certezze sono in bilico. Cosa facciamo? Deleghiamo tutto ai tecnici?
sarebbe nel, diciamo, nello spirito di Thomas Hobbes. Deleghiamo a un sovrano, che in questo caso magari si chiama Monti, ma non la pensiamo più così. Chi è sovrano? Il popolo, oggigiorno. Dunque, come dice un editoriale del Financial Times, giustamente, il problema di Europa non è economico, ma politico. E magari la lezione principale dell'Ostrom è che la gestione di un bene comune non è solo un problema tecnico, ma un problema politico, per cui ci vogliono delle scelte, la fiducia, un impegno. Siamo disposti a prendere delle decisioni politiche di questo genere, di fare delle fasce, dei livelli vari dei paesi dell'euro, e quali sarebbero le conseguenze? Siamo di fronte a un problema di azione collettiva multipla, incredibilmente complessa. Allora, qui i tentativi di introdurre le normative del gruppo di Basilea sono un esempio da manuale di un problema di azione collettiva, perché le banche stesse non vogliono, perché hanno paura se una banca, si rifiuta di aumentare il suo capitale per paura che le altre banche non seguano l'esempio. Dunque questa banca scomparirebbe. È un tipico, una situazione tipica di azione collettiva. Dunque, la moneta come bene privato, non, con questo concetto non ce la caviamo. Allora, una domanda ostromiana sarebbe: il sistema monetario, la proprietà, di chi è la proprietà? Possiamo parlare della proprietà del sistema monetario, perché è di nessuno e quindi di tutti. Allora, conclusioni specifiche, adesso arrivo alla fine. La moneta è un bene comune ai livelli di interazione determinati, individuo, banche, eccetera, però lì c'è tutto un campo da indagare. Il mega esperimento euro dimostra che abbiamo un problema o dei problemi di azione collettiva. La moneta è una risorsa culturale, dunque non cresce nella natura, esiste solo perché noi abbiamo certe idee sul suo ruolo, sul suo funzionamento. Cosa che complica il problema della governance di questo bene comune che si chiama moneta. E un'ulteriore complicazione consiste nel fatto che ci siano degli amplificatori sociali, non solo il moltiplicatore monetario, c'è il moltiplicatore keynesiano e altri meccanismi che fanno sì che la somma, che l'insieme è più della somma delle parti. Se io non riesco a sollevare un certo peso e neanche il presidente, se ci mettiamo insieme, i due ce la facciamo. E questo è un esempio di un amplificatore sociale. Tutti questi fattori rendono il bene comune, che si chiama moneta, altamente a rischio di cambiamenti nello stato di ottimismo generale. Fino a poco fa lo spread, la differenza tra gli interessi che lo Stato italiano doveva pagare per farsi prestare i soldi e gli interessi della Germania, erano molto più contenuti. Nel frattempo non è cambiato nulla di materiale. Le economie tedesche e italiane sono rimaste uguali, identiche, solo che è cambiato il clima di fiducia, con la conseguenza che adesso lo spread è diventato così. Due conclusioni generali, e qui ripago il mio prestito, spero, alla Ostrom, con magari un po' di interessi molto modesti. Per gestire la moneta, il sistema monetario, non possiamo continuare a raggiungere dei livelli gerarchici, considerare il problema come un problema strettamente economico, è un problema politico. Come possiamo gestirlo? Magari si vendica in Europa il fatto che non abbiamo una struttura, diciamo, chiara per l'Unione Europea. Avremmo potuto adottare il modello federalista,
il modello federale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti se la stanno cavando meglio di noi, soprattutto perché hanno questo sistema di checks and balances. C'è un governo federale che ha la potenza di sparare grosse quantità di liquidità attraverso la Banca Centrale Americana, il Federal Reserve System, che almeno per ora ha scongiurato i pericoli più gravi. Invece noi stiamo ancora discutendo, ma dobbiamo metterci 40 miliardi, 100 miliardi. In America hanno sparato subito 750 miliardi di dollari, su cui stanno anche facendo dei profitti, perché vengono restituiti da aziende che nel frattempo si sono rimesse in sesto e stanno facendo degli utili. In Europa no, stiamo ancora discutendo, tentennando, discutendo un problema di azione collettiva che si è bloccata. Seconda, ultima conclusione, e qui mi riferisco ai miei primi, le mie prime osservazioni sul titolo del convegno della riunione scientifica e il titolo del mio intervento. Penso che per venire a capo dei problemi del sistema monetario non ce la caviamo con l'idea della Ostrom, che bisogna cercare delle forme diverse di possedere. Però nell'opera di Ostrom ci sono degli elementi, perché lei distingue giustamente vari gradi di proprietà: il diritto di accesso, il diritto di ritiro, il diritto di esclusione, il diritto di alienazione, formano dei pacchetti con vari pesi di proprietà. Io penso che lungo questo filone si potrebbe generalizzare il concetto di proprietà per arrivare al concetto di stakeholdership, dunque chi ha degli interessi legittimi, che non sono solo le banche, i governi, ma anche tutti quelli che vengono afflitti dai guai che ci crea la moneta, la cattiva moneta. Bene. Grazie al professor Birner, e anche qui, come avete visto, è riecheggiata la parola fiducia, anche se per un aspetto diciamo relativo sempre comunque alla moneta. Ecco, adesso diamo corso alle comunicazioni. Ce ne sono parecchie, ce ne sono diverse. Allora, per consentire uno sviluppo più consistente, diciamo, per le comunicazioni, e direi che il tempo massimo per ciascuna è 8 minuti, massimo 10, insomma, massimo 10. Va bene? Dopo terminate le comunicazioni, diamo la parola per gli eventuali interventi alle due relazioni della mattinata. Allora chiamo quindi per la prima comunicazione il professor, quindi, Michele Kovacs, che ci parla del consorzio vicinale di Pontebba Nova, Udine, origine e situazione attuale. Michele Kovacs, sì, prego, è il presidente del consorzio, quindi anche a lui, quindi anche essendo anche il primo, credo che debba dare, come dire, il buon esempio. Prego. Dove? Buongiorno a tutti. Funziona? Sì. Buongiorno a tutti. Io sono Michele Kovacs e rappresento la proprietà collettiva di Pontebba Nova, Pontafel, in provincia di Udine, sul confine austriaco. La nostra realtà è composta da una proprietà collettiva che si estende su 3.500 ettari di territorio, la quale è rappresentata in senso di proprietà da 88 realtà, 88 realtà aventi diritto. Significa, una peculiarità del nostro territorio è che la nostra proprietà
è delle case del territorio, ovvero non è sul proprietario della casa il diritto di proprietà, bensì sulla struttura. E se domani il proprietario pro tempore cede questa struttura, la proprietà passa a colui che acquisisce. La nostra proprietà si caratterizza da una lunga storia ed è di origine feudale, in quanto questa terra un tempo era un feudo della signoria di Federaun, nella zona di Bamberga, la quale poi, dopo varie vicissitudini, è passata prima nelle mani dell'imperatrice d'Austria Maria Teresa e dopodiché è stata assegnata, è stata venduta dall'imperatrice nella figura di Granduchessa d'Austria ad un'altra nobiltà, i conti Orsini, e la quale poi nel 1869, dopo varie situazioni, ha venduto la parte del feudo ai residenti di Pontebba, che al tempo era Austria. La cittadinanza, con una partecipazione collettiva di 6.000 fiorini, ha acquisito l'intero possesso del fondo. Ovviamente ognuno ha partecipato in quote diverse e la proprietà, diciamo, ogni realtà ha un diverso numero di quote, per un totale di 356. Questo molto brevemente va a riassumere la storia di come si è realizzata questa situazione. Dopodiché ci sono stati varie vicissitudini. Nel 1918 è crollato l'impero austro-ungarico, c'è stato un periodo in cui la situazione della Valcanale, la zona di interesse, era principalmente popolata da cittadinanza di origine tedesca, che nel 1939, dopo vari accordi fra Mussolini ed Hitler, si è spostata verso la Germania, lasciando le case in gestione ad enti terzi, quali enti tra Venezie, oppure vendendole direttamente a proprietari nuovi. Questo qui ha fatto sì che dal secondo dopoguerra c'è stata una trasformazione e una revisione del concetto di proprietà collettiva del nostro territorio. Ovviamente con l'andarsene di questa secolare cultura anche molte attività artigianali, agricole sono andate scemando, considerando anche il nascere dell'economia dei trasporti, delle dogane, che ha soppiantato l'economia primaria. Negli anni 60, 70 e 80, diciamo, c'è stato, si può dire, un declino della nostra realtà, in quanto, diciamo, i contadini e gli allevatori se ne erano andati e, diciamo, le strutture, pascoli, malghe, sostegni e cose del genere, non avevano ricevuto la manutenzione necessaria. Dagli anni 90, anni 2000, c'è stata una rivalutazione di questa proprietà, di questo patrimonio, e considerando anche l'Unione Europea, che ha fatto sì che vengano a cadere dogane e divisioni che erano la principale economia del territorio, questa caduta di economie ha fatto sì che si ritorni un po' a valorizzare questo territorio, orientando anche le decisioni e le scelte in aspetti orientati anche alla gestione del territorio con ottica turistica e con ottica di rivalutazione di strutture turistiche, malghe e cose del genere. Attualmente, dopo varie vicissitudini, siamo riusciti a reintegrare la gestione di un patrimonio immobiliare consistente, avendo delle entrate abbastanza importanti che ci consentono di riprendere per mano e di riportare a uno stato accettabile tutte le strutture. Le nostre attività si dividono principalmente su tre fronti. Sul fronte forestale, ovvero avere un'entrata costante dall'utilizzo delle situazioni boschive. Noi abbiamo un piano di gestione forestale, un piano economico che permette un taglio di 1.500 metri cubi di legname all'anno, in talune situazioni anche 3.000, e questo ci permette di avere un'entrata fissa che viene reinvestita completamente nella valorizzazione della proprietà collettiva. In parallelo abbiamo anche alcune entrate legate al patrimonio immobiliare in cui siamo coinvolti, ovvero dagli affitti che riceviamo per la locazione delle malghe e delle palazzine che abbiamo acquisito negli anni. In questo contesto qua, avendo un budget di riferimento, pagate le spese fisse, riusciamo con una pianificazione ed un budget che viene presentato all'assemblea dei soci ed approvato,
riusciamo a portare a termine delle opere che vanno a migliorare tutti gli aspetti che vanno a coinvolgere questa piccola realtà, ovvero riusciamo ogni anno a costruire delle strade, riusciamo ogni anno a realizzare delle manutenzioni importanti nelle strutture e nelle malghe, riusciamo a rivalutare anche gli immobili nel centro abitato destinandoli ad attività quali affitto oppure simili. In questo contesto qua siamo in una fase in cui stiamo, diciamo, sanando quanto abbiamo perso nei precedenti anni a causa dell'economia diversa che si stava creando sul territorio. L'opera successiva, dal mio punto di vista, è quella di rendere questo patrimonio collettivo ancor più gestito dai proprietari, cioè riportare i proprietari a godere realmente di questo bene affinché questo diventi possibilità di lavoro per questi comproprietari. In quanto ad oggi non essendoci più contadini e gli allevatori, ci sono poche persone che hanno veramente un utile dal godimento della proprietà collettiva. Ma se un domani questi beni qua potranno nuovamente avere degli scopi e delle funzionalità e potranno essere gestiti sotto qualche forma associativa dai reali proprietari, questo potrà dare un beneficio a tutta l'economia locale e potrà far sì che lo spopolamento della montagna, almeno in piccola parte, per quello che possiamo fare, venga arginato. Magari i costi del lavoro saranno poco, ma possono essere importanti in territori disagiati. Un'altra cosa importante a cui noi teniamo a precisare è che, nonostante la piena proprietà del patrimonio, c'è una legge e un regolamento, uno statuto che fa sì che innanzitutto il patrimonio sia inalienabile ed indivisibile. E il secondo aspetto sul quale noi puntiamo è l'assenza dello scopo di lucro e l'importanza che tutti gli utili derivanti dalla gestione del bene vadano direttamente alla valorizzazione del bene affinché tutti possano trarne beneficio. Questo è quanto stiamo facendo oggi. Bene, grazie. Grazie per la sintesi al signor Kovac. E adesso invito il professor Raffaele Volante, docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, a tenere quindi la comunicazione dal titolo "I beni comuni di Levigliani, una singolare esperienza di proprietà collettiva". Si prepara nel frattempo la professoressa Paola Gatto, perché fra 8 minuti prenderà la parola. Prego. Allora, innanzitutto presento il dottor Michelucci, che con me conduce questa piccola e supersonica presentazione. Eccolo qui. Questo è il nostro oggetto di stamani, i beni comuni di Levigliani, che sono presentati per appunto a noi come una singolare esperienza di proprietà collettiva. Dove siamo? Levigliani è attualmente una frazione del comune di Stazzema, quindi siamo in Versilia, siamo sulle Alpi Apuane. Questa immagine vi partecipa di già quello che è l'oggetto della proprietà collettiva. Stiamo parlando di un ampio comprensorio sul Monte Corchia, con aree di particolare destinazione marmifera. Ora, il problema effettivamente è questo. Abbiamo parlato fino adesso della proprietà collettiva come un'esperienza premoderna che si traghetta nel postmoderno. Questa è un'esperienza particolare. La premessa che, avevo sempre in animo di fare è questa. Dal punto di vista del giurista dogmatico, come sono io, la proprietà collettiva ha sempre rappresentato, ne parlavo anche ieri col professor Macario, un problema fondamentale e soprattutto un momento anarchico, destabilizzante dei nostri schemi. Il giurista dogmatico ha una sua grande architettura che deve spiegare tutto e in cui comprendere tutto. Le proprietà collettive, non sono sicuramente io che devo insegnarlo in questa sede, invece si lasciano percepire come
perdonatemi la metafora, qui sono sempre abbastanza legato, come piante in un orto botanico. Ciascuna è una pianta a sé, sono state riunite da una mano sapiente nello stesso contesto, ma rimangono comunque delle esperienze uniche, delle esperienze che debbono essere per appunto analizzate nel concreto. Quella di Levigliani dimostra questo assunto per due motivi. Il primo è che è una proprietà collettiva che si crea nel moderno, che ha le sue basi etniche, culturali, di partecipazione potentemente nel Medioevo, ma si costituisce come realtà giuridica in un'epoca moderna. La seconda particolarità, le proprietà collettive sono quasi sempre, non esclusivamente, ovviamente dedicate allo sfruttamento di fonti rinnovabili, quindi allo sfruttamento comunque di un qualcosa che, come ci diceva prima il professor Birner a proposito dell'erba, ricresce. Qui invece stiamo parlando della gestione di una risorsa non rinnovabile come il marmo. Perché proprietà moderna? Perché la comunità degli Emiliani nasce per l'appunto come frutto, sicuramente non voluto, ma comunque previsto, delle riforme leopoldine. Le riforme leopoldine non hanno bisogno di presentazione in questa sede. Il minimo che ci tocca di apprendere è per l'appunto questo. Regolamento generale per la provincia pisana, paragrafi 71 e 72 sono ampiamente conosciuti da chi si occupa di queste vicende. Con questo si imponeva l'eliminazione di tutti i beni comunali e l'abolizione sui medesimi beni di tutti i diritti promiscui. Qual è la logica della riforma leopoldina? La logica della riforma leopoldina è: i patrimoni comunitativi non producono sufficiente reddito, soprattutto non consentono un'efficace tassazione, occorre che questi patrimoni passino in mano a privati, primo per garantire uno sfruttamento di tipo capitalistico, secondo e soprattutto per consentire anche di essere utilizzabili come base imponibile. L'alienazione poteva avvenire in due modi. Poteva essere venduta direttamente la proprietà, poteva essere costituito il cosiddetto livello appodiato. Perché questo? Davanti a tutta una serie di resistenze il governo granducale costruisce questa sorta di vendita del solo dominio utile, quindi solo di una parte, della parte eminente del diritto di proprietà, ma secondo forme diverse da quelle autorizzate dal diritto comune. Quindi è un dominio utile che circola in modo effettivamente indipendente a quello del dominio diretto, quindi il dominio diretto rimane alla comunità che percepisce un canone, ma questo diritto eminente di proprietà, il diritto che contiene la possibilità di sfruttare di tutte le utilità della cosa, si capitalizza all'acquirente e dall'acquirente può essere trasmesso per atto tra vivi o liberamente mortis causa. Vi è un canone annuale, vi è un laudemio, quindi un contributo che deve essere pagato da ogni nuovo livellario una volta che il diritto gli venga trasferito, e vi è soltanto questa lontana opera di ricognizione del dominio diretto della comunità ogni 29 anni con la prestazione di un oggetto simbolico, una libbra di cera bianca. Le istruzioni granducali però sono precisissime su un fatto. Anche quando il proprietario utile, quindi il concessionario, non pagasse il canone, questo bene gli verrà preso, quindi verrà riacquistato dalla comunità, però non tornerà ad essere un bene del patrimonio universale, sarà un bene privato, patrimoniale, allodiale della comunità stessa. Il caso degli Levigliani nasce da questa base. Le istruzioni granducali consentivano, per taluni casi, agli antichi legittimari di poter acquistare in comune questi beni per poterli continuare a goderli per l'appunto in comune. Ed è qui che si snoda la singolarissima vicenda di questa proprietà collettiva. Perché tutti i capifamiglia di Levigliani, paese piccolo, sono appena 67, dietro c'è una popolazione che quindi possiamo immaginare con i ratei dell'epoca di circa 700 persone in totale, considerando tutti i sessi e tutte le fasce d'età possibili, si associano per acquistare quei beni che altrimenti sarebbero andati all'asta e sparsi fra i proprietari privati. Nel 1795 avviene questa alienazione secondo le due forme. Dell'intero compendio comunitativo vengono fatte 67 particelle, tutte uguali in valore, e tutte vengono fatte dallo stesso perito che ha questo incarico da parte del governo: dividere il patrimonio comune in 67 parti uguali in valore e quindi di estensione molto diversa.
Il territorio chiaramente a pascolo avrà una, ogni porzione sarà più piccola perché più utile, perché di maggiore valore, il territorio di montagna sarà invece più esteso perché a pari valore corrisponderà chiaramente un'estensione diversa. Le particelle vengono sorteggiate fra i capifamiglia. I primi 33 a pescare il biglietto nel cappello diventeranno proprietari, i secondi 34 diverranno puramente livellari. Questa operazione è un'operazione puramente formale di governo del Granducale, il cui scopo è chiaro. Da una parte alienare i beni agli unici che sono effettivamente interessati a acquistarlo. Stiamo parlando di un territorio di mezza montagna, quindi non vi erano sicuramente dei privati capitalisti interessati a un acquisto del genere. Dall'altra parte però quello di cambiare radicalmente la natura giuridica di quel titolo di proprietà. A questo punto non sarà più la proprietà universale, ma sarà la proprietà, il diritto proprio di 67 capifamiglia a vario titolo. Altro scopo, quello di distribuire il gettito fiscale tra erario statale e erario della comunità. Sì, arrivo subito. Ora, questa situazione di assoluta promiscuità fra parti livellari e parti proprietarie crea una situazione nel tempo, per tutto l'Ottocento, di proprietà collettiva. Questa proprietà collettiva viene gestita secondo talune regole. La regola più importante è quella per cui qualsiasi imposta viene divisa per capo e non per fondo. L'altra regola molto importante è che i diritti allo sfruttamento del sottosuolo saranno solo per i discendenti diretti e legittimari. Questa situazione di proprietà collettiva passa indenne alcune pronunce, significativa quella di Lucca del 1986, in cui il Tribunale dice che comunque l'eventuale alienazione da parte di un erede dell'antico legittimario del suo diritto di proprietà formale catastale sul fondo si risolverebbe soltanto in alienazione del diritto a partecipare alla comunione, non un diritto a una piccola particella individuata di bene, quindi sancisce l'indivisibilità del compendio. Nel 1956 nasce una cooperativa fatta per sfruttare le cave. Ed è da qui che possiamo presentare per l'appunto il carattere singolarissimo della proprietà di Levigliani. La proprietà di Levigliani ha a questo punto dei caratteri comuni a qualsiasi ipotesi di proprietà collettiva, il compendio indisponibile, il compendio indivisibile, vi è chiaramente un diritto vincolato, ma un carattere proprio importante. Ieri si parlava della proprietà collettiva come modello di gestione della rivalità, ecco che qui abbiamo, grazie alla dialettica fra proprietà collettiva e cooperativa di gestione, un modello duale di gestione della rivalità, perché a questo punto il compendio produce due tipi di reddito: un reddito individuale del socio cooperatore che lo accresce a sé, alla propria famiglia, e un reddito della comunità, l'affitto che la cooperativa paga per lo sfruttamento delle cave ai beni comuni, che invece è indivisibile e ritorna come bene alla collettività. E adesso lascio la parola a buongiorno a tutti. Il tempo a disposizione è veramente poco, quindi farò un intervento lampo, limitandomi a diciamo così, ad elencare quali sono le nostre peculiarità, le peculiarità che insistono sul territorio della comunione dei beni comuni levigliani. Diciamo che in passato la comunione dei beni comuni levigliani, con la sua commissione amministratrice, diciamo così, ha gestito soprattutto attività agrosilvopastorali, scoprendo però in tempi recenti altre risorse, quali il marmo prima, di cui parlava il professor Volante, e il turismo poi. Infatti il nostro è un territorio molto fortunato, insistono diverse bellezze naturalistiche. Uno, sono le cave di marmo con i suoi agri marmiferi che vengono coltivati dalla cooperativa Condomini Lavoratori Levigliani, una cooperativa di circa 25 persone, e corrisponde a un canone di affitto. Su questi agri marmiferi vengono coltivate due varietà merceologiche di marmi molto pregiati, che sono l'arabescato corchia e il venato corchia, che vengono esportate e lavorate in tutte le parti del mondo. Ha compiuto i 50 anni, per noi questo è stato motivo di orgoglio, e è stato dedicato alla comunità un museo di comunità e di impresa che ripercorre sia la storia della cooperativa, ma anche quella del comunello, della commissione, della comunione dei beni comuni.
Poi negli ultimi anni si è formata un'altra cooperativa, che è la cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani, che dal 2001 gestisce il servizio di fruizione turistica ai percorsi attrezzati della grotta turistica Antro del Corchia. Molti di voi forse ne avranno sentito parlare. È situata proprio nel cuore del Parco regionale delle Alpi Apuane e rappresenta il sistema carsico più esteso d'Italia, uno tra i primi in Europa, con i suoi 60 chilometri di gallerie e pozzi che si sviluppano al di sotto del territorio del Comunello. Nel 2008 il Comunello ha fatto inoltre un altro massiccio investimento per la realizzazione di un percorso all'interno di antiche miniere di cinabro e mercurio che si trovano anch'esse nel nostro territorio. Sono molto antiche, abbiamo appunto le tracce di un'opera che affonda le sue radici in epoca medievale, sono già citate in un atto del Comune di Pisa del 1143. Aprendo un primo percorso turistico, e diciamo che dal 2008 si è creato all'interno della nostra comunità un sistema turistico chiamato Sistema Turistico Corchia Underground, facendo riferimento al Monte Corchia. Noi siamo abbarbicati sulle pendici del Monte Corchia, la montagna che ci sovrasta, in cui praticamente abbiamo allargato la nostra offerta turistica con appunto la visita alle miniere di mercurio e cinabro, la visita alle cave di marmo, le visite alla grotta turistica e la visita al museo di comunità d'impresa e al museo della pietra piegata che ha realizzato pochi anni fa il Parco regionale delle Alpi Apuane all'interno della nostra frazione, all'interno del quale sono esposte le marmoteche e anche dei resti di suppellettili di una civiltà, la civiltà del Liguri Apuani, che fu sterminata dai Romani in Alta Versilia, che è stata rinvenuta, diciamo, in resti suppellettili in una necropoli sempre nell'abitato. Che dire, ecco, concludo dicendo che il nostro piccolo grande sistema è un sistema molto operativo, che funziona, ecco, e che ha permesso, diciamo, nel tempo di mantenere vivi e di presidiare il territorio, e crediamo appunto che questo aiuta, diciamo così, a non mandare in rovina i nostri posti. Ecco, abbiamo anche un sistema di taglio di legna delle aree boscate regolamentato che, oltre alla cura e alla manutenzione dei versanti, consente un uso sostenibile della biomassa e diciamo così, salvaguardia anche la difesa del suolo. Quindi ecco, questo consente di salvaguardare lo spopolamento e l'invecchiamento demografico che invece incombe su molte comunità italiane. Ecco, con questo concludo, mi scuso se ho sforato il tempo necessario a disposizione, e vi invito a visitare le nostre bellezze naturalistiche. Bene. Grazie, ma proprio per consentire un'equa distribuzione del tempo anche per gli altri comunicatori, quindi mi dispiace, chiedo venia, ma è questo. Quindi invito adesso la professoressa Paola Gatto dell'Università degli Studi di Padova per illustrare, come dire, presentare la sua relazione dal titolo Le proprietà collettive nella Regione Veneto tra tradizioni e innovazione. Potenzialità per la produzione di beni e servizi ambientali. E si prepara nel frattempo Natasha Nikodinowska e Alessandro Paletto, che, ripeto, fra 8 minuti prenderanno la parola. Prego. Buongiorno a tutti. Anch'io, come gli altri, cercherò di rispettare i tempi, quindi dovrò necessariamente un po' andare veloce su alcune delle mie diapositive. E sono qui per presentarvi un lavoro che ha un approccio un pochino diverso da quello che abbiamo sentito nei due precedenti interventi, che è un pochino una ricostruzione di quello che è il quadro della proprietà collettiva nella Regione Veneto. E questo è stato fatto nell'ambito di un lavoro più ampio, svolto da alcuni colleghi. Io sono un economista forestale e lavoro presso l'Università di Padova, che nasce in realtà da un progetto comunitario, il quale è legato a un interesse di promuovere interventi di valorizzazione dei servizi ecosistemici prodotti dal territorio, in particolare dalle foreste, e quindi osservare quali potrebbero essere le potenzialità a livello di proprietà e di proprietari nei riguardi della trasformazione di servizi ecosistemici in prodotti di mercato.
Per poter fare questo ci siamo rivolti a cercare di approfondire quello che è il quadro conoscitivo della proprietà veneta e necessariamente quindi abbiamo dovuto, anche molto volentieri, dedicarci anche a cercare di capire e ricostruire qual era il quadro della proprietà collettiva. E questa è la struttura della presentazione, ma come ho detto andrò abbastanza veloce e questa è la giustificazione del progetto che vi ho appena illustrato. Il punto di inizio di questo nostro censimento in realtà è stato un po' diverso da quello poi a cui siamo approdati, che è stato individuare innanzitutto le proprietà forestali gestite attraverso pianificazione forestale, quindi piani di assestamento, i quali erano inizialmente le uniche facilmente raggiungibili e individuabili anche in termini di identificazione del proprietario. Andando ad analizzare queste strutture ci siamo resi conto come comunque la proprietà collettiva rivesta un'importanza sostanziale e come numero di proprietà forestali e come anche superficie forestale assestata, e da qui abbiamo esteso ulteriormente la nostra indagine, ci siamo concentrati nel cercare di acquisire più elementi descrittivi della proprietà forestale collettiva. Di conseguenza abbiamo esteso l'indagine non solamente alle proprietà forestali collettive pianificate, ma a tutte le proprietà forestali collettive elencate e riconosciute dalla Regione Veneto. In conclusione, questo studio riporta i risultati che stiamo cercando di raccogliere a livello di 52 proprietà collettive. Questo è l'entità dell'elenco delle proprietà collettive attualmente riconosciute dalla Regione Veneto, tenendo conto che siamo in una situazione dinamica, essendoci dei processi di ricostituzione in atto, e noi ne abbiamo osservati 5 solo nel periodo in cui abbiamo rilevato i dati, si tratta di numeri che sono destinati poi a cambiare nel tempo. Le fonti dei dati che io vi sto riportando sono dati secondari presi dai piani di assestamento, ma anche dati primari. Disturbo. Non si vedeva? C'era lì mai. Oddio. Staccate la spina. Grazie. Ma anche dati primari raccolti attraverso interviste effettuate direttamente presso le proprietà collettive e quindi derivati da dichiarazioni dei presidenti o i segretari o i tecnici addetti alla gestione. Di queste proprietà collettive, di queste 52 proprietà collettive, 27 sono soggette a piano di riassetto a pianificazione forestale, 25 hanno personalità giuridica, 11 sono nel sottinsieme comune che hanno contemporaneamente personalità giuridica e piano di assestamento. Nella torta in basso vedete anche evidenziato il fatto che i dati che riporto non sono relativi a tutte le 52 proprietà collettive, ma solo al 67% di queste, che sono quelle da cui finora ho avuto i dati, e quindi questo testimonia un po' anche la mia difficoltà a volte nel ricostruire il quadro completo. Dove sono queste proprietà collettive? 51 di queste si trovano nella provincia di Belluno, soprattutto nella parte alta, peraltro ci sono anche delle proprietà collettive ricostituite recentemente nella bassa bellunese, nella zona Alpago, e una è in provincia di Vicenza. Per quanto riguarda i dati principali relativi alla superficie, la superficie totale in proprietà del campione di cui sto riportando i dati è di 63.000 ettari, di cui 31.000, quindi circa la metà è superficie forestale, il che vuol dire che la proprietà collettiva ricopre circa il 7,6% della superficie forestale della Regione Veneto, quindi un peso importante di queste proprietà nell'ambito della superficie forestale totale. Alcuni dati riguardano il numero medio di fuochi famiglia per unità, che è circa 193, e abbiamo rilevato proprietà collettive con fuochi famiglia più ampi fino a 880, e il più piccolo invece è quello che ha 20 fuochi famiglia. D'accordo. Allora, poiché il tempo è veramente pochissimo, vado veloce. Vedete che ho raccolto dati sulla struttura della proprietà, cioè la dimensione della proprietà, come ho già riportato. Mi preme sottolineare, come nell'anello che compare in basso a destra, per una buona proporzione più del 50% di queste proprietà collettive sono accorpate, quindi in un'unica superficie,
per quanto abbiamo anche rilevato in alcune casi ci sono proprietà collettive che hanno frazionamenti molto elevati, fino a da 20 a 50 parti. A noi interessava capire che usi vengono fatti sulle proprietà collettive, quanto gli usi civici sono ancora applicati e che tipo di usi, che tipi anche di usi della proprietà vengono fatti al di là dell'autoconsumo o del consumo per le famiglie regoliere, ma anche per la proprietà a fini di reddito. Nel grafico in alto vedete che sono rappresentati, abbiamo chiesto alle diverse proprietà di dichiarare che usi civici venivano praticati in modo attivo, e vedete che usi tipo legnatico, raccolta funghi o pascolo sono ancora attivamente praticati nelle proprietà di cui abbiamo rilevato i dati. Sono anche presenti utilizzi della proprietà a fini di reddito piuttosto attivi, attività agricola e zootecnica, ristorazioni, usi per attività estrattive e anche in alcuni casi usi per locazione a attività di tipo sportivo come realizzazione di sci, di impianti di sci discesa. Una parte importante dell'analisi era quella che mirava a capire quanto peso avesse la componente forestale, cioè l'utilizzazione della risorsa legnosa nelle proprietà collettive. Abbiamo rilevato che nel 90% delle proprietà intervistate l'utilizzazione forestale continua ad avvenire con cadenza annua, quindi la proprietà forestale è ancora attivamente gestita e produce anche una rilevante frazione di legname d'opera, quindi prodotti forestali di elevato valore di mercato. Tuttavia abbiamo rilevato che la maggior parte delle proprietà collettive dichiara che la superficie forestale negli ultimi 10 anni è aumentata, il che per noi è un indicatore anche di una certa comunque difficoltà a gestire la superficie, di un certo livello di abbandono della stessa. Molto velocemente, due appunti proprio legati a un po' a quello che era l'argomento in realtà cuore del mio intervento, che era quanto queste proprietà collettive possono già danno e possono dare in termini di valorizzazione di servizi ecosistemici. C'è da notare da un lato che c'è un aspetto prescrittivo del fatto che queste 27 di queste proprietà sono soggette a pianificazione, che la pianificazione assegna delle funzioni prevalenti alla superficie forestale. Il 60% abbiamo rilevato che il 60% della superficie forestale soggetta a pianificazione è indirizzato a funzione prevalente di protezione, conservazione e turismo. Si è spostata un pochino nella trasmissione, si è spostata l'anello che indica il 60% è relativo alle protezione, conservazione e turismo. Quindi la maggior parte della superficie forestale è addetta per pianificazione e per prescrizione alla produzione di servizi ecosistemici. Abbiamo però anche rilevato che ci sono attività di valorizzazione di cui abbiamo sentito parlare negli interventi precedenti già in corso che riguardano, e sono indicati nel grafico più sotto, che riguardano diverse attività strutturate o meno di valorizzazione turistica legate ad esempio alla raccolta della legna da ardere, di piccoli frutti, dei funghi o anche appunto di valorizzazione attraverso attività di didattica sociale, di didattica, attività sociali, di campeggio o di valorizzazione attraverso sport estivi o invernali. In conclusione mi fermo qui perché avevo una seconda parte. In conclusione, che purtroppo spero di avere un'altra occasione di presentare, in conclusione abbiamo rilevato che le proprietà collettive presentano un patrimonio di elevata qualità, con una gestione ancora significativamente attiva, seppure le superfici forestali stiano crescendo, producono beni, sono ancora importanti per la produzione di beni, per l'autosostentamento delle collettività e degli aventi diritto, ma anche comunque mostrano diverse iniziative atte a essere valorizzate attraverso il mercato e soprattutto attraverso la vendita di servizi turistici. Hanno una gestione forestale fortemente improntata alla sostenibilità, non ho detto, ma appunto più della metà sono soggette a piano di assetto, ma anche sono certificate.
E la seconda parte che lascerò aperta era una analisi un pochino più critica di alcuni fattori di conflitto che abbiamo recentemente intravisto in alcuni in alcuni progetti di valorizzazione promossi da alcune collettività locali in Veneto, alcune proprietà collettive in Veneto, San Vito e Comelico, progetti di valorizzazione che erano stati anche, si possono anche leggere come insorgenza di conflitti locali sull'uso del territorio. Spero di avere altri momenti per gestire, per presentare questo aspetto. Ecco, intanto vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie. Allora, viene quindi il dottor Alessandro Paleto che presenta una comunicazione dal titolo La risorsa boschiva in Macedonia tra diritti di proprietà e tipi di gestione forestale. Invito poi il relatore successivo, il professor Giorgio Pizziolo, a prendere la parola dopo 8 minuti anche lui. Grazie. Vi presenterò brevemente in questo intervento la situazione delle proprietà collettive in Macedonia, la situazione attuale e soprattutto l'evoluzione storica di come si è arrivati sostanzialmente a questa situazione. Il territorio macedone è in prevalenza un territorio montano per il 40% e a un'altitudine tra i 500 e i 1000 metri. La superficie forestale è molto ampia, secondo l'ultimo inventario forestale nazionale, quello del 2006 poi aggiornato al 2010, ci sono 1.160.000 ettari di foreste, queste sono comprese sia le foreste che le altre terre boscate. E anche a livello economico ha una discreta importanza, non solo in termini di provvigione legnosa e incremento, ma anche per il rapporto che dà rispetto al prodotto interno lordo. Il settore forestale contribuisce circa per lo 0,5% e considerando anche le industrie di trasformazione del legno, questa percentuale si alza verso il 3,5% del prodotto interno lordo. Si vede da quel grafico di sintesi un trend di crescita della superficie forestale complessivamente. Se guardiamo i dati dell'inventario, quello appena menzionato, ci accorgiamo che la situazione è abbastanza particolare a livello di proprietà. Circa il 90% delle foreste è di proprietà pubblica, quasi esclusivamente appartenente al demanio dello Stato. E soltanto un 9,9%, quindi quasi un 10%, è di proprietà privata. Con delle proprietà tra l'altro di dimensioni abbastanza piccole a livello gestionale, pari allo 0,6 ettari mediamente. Non vengono contemplate invece le proprietà collettive. E allora abbiamo indagato un attimo storicamente qual era la situazione. I dati più aggiornati che danno la vera fotografia di com'erano le varie proprietà forestali nel 1938, secondo un altro inventario forestale, il primo, si vede che la maggior parte apparteneva appunto alle proprietà delle comunità di villaggio, con quasi il 60%, ma storicamente sono andate sparendo sostanzialmente. I primi documenti che menzionano la presenza di queste comunità di villaggio e i diritti di uso sono le regole di Dusan del 1349. Non mi soffermo su questo, si può dire soltanto che vengono dati dei vincoli, dei limiti nella gestione sia da parte di tribù esterne, chiamiamole così, minatori sasi di origine tedesca che occupavano la zona, sia di quello dei villaggi locali. Successivamente invece la regolamentazione appare molto più chiara durante il periodo ottomano. La legge di riferimento, la cosiddetta legge Ramadan del 1858, divideva in 5 tipi di foreste, non solo foreste, comprendeva tutti i tipi di proprietà. In particolare questa legge dava anche le specifiche di gestione forestale delle Miriland, sostanzialmente quelle di appartenenza, chiamiamole statale, comunque erano di proprietà del sultano che poteva dare dei diritti ad altri soggetti. Vengono menzionati per noi molto importanti appunto le Metruk Land, che sostanzialmente sono quelle di proprietà delle comunità di villaggio. Le altre sono quelle private, le Mulk Land e le Vakif Land sono quelle di enti religiosi. La regolamentazione delle proprietà, le altre, non quelle dei Miri Land, sostanzialmente quelle di proprietà del sultano, vengono regolamentate con un'altra legge, la legge del 1869,
una legge che ricorda molto, perdonatemi il paragone, le nostre prescrizioni di massime di pulizia forestale, cioè sono delle cose molto concrete riguardo al programma di taglio, le zone bandite al taglio e quant'altro. Successivamente, corriamo la storia velocemente per capirne l'evoluzione, perdonatemi che per il poco tempo non è possibile fare altrimenti, durante il periodo del regno dei Serbi, Croati e Sloveni, la legge di riferimento del 29 comincia a semplificare la nostra realtà, cioè rispetto a quant'era prima, ora ci sono solo più due macrocategorie vengono menzionate all'articolo 1, le foreste statali da una parte e le foreste non statali dall'altra. Leggendo l'articolo 4, qui dentro rientrano tutto ciò che non è dello Stato e tra queste anche proprio le comunità, cioè le foreste delle comunità di villaggio. La situazione si va ancora semplificando successivamente, in particolare con le leggi fondamentali del 46-47, il cosiddetto inventario forestale speditivo, che è abbastanza difficile chiamarlo inventario forestale per la metodologia usata e anche per la classificazione delle proprietà. In questo momento, dagli anni 50, tutte le foreste diventano ovviamente col processo di nazionalizzazione di proprietà dello Stato e sono gestite dalla cosiddetta legge delle cooperative, cioè queste cooperative agricole forestali che gestivano il patrimonio. Spariscono sostanzialmente tutti gli altri tipi di proprietà. Ma la cosa più incredibile è quella attuale, cioè con la nascita della Repubblica di Macedonia, si pensava, come è successo in molti altri paesi dell'Est Europa, a un processo di restituzione delle terre. Questo è sì avvenuto, è avvenuto grazie anche alla legge forestale numero 47 del 97, ma questa restituzione, come paragoniamo la superficie attuale privata al 10% rispetto a quella iniziale, è stata parzialmente una restituzione ai proprietari privati ed è stata totalmente non restituita alle comunità di villaggio. La non restituzione alle comunità di villaggio ha dato adito anche non solo a un malcontento, ma proprio a un'azione legale. Quello, il caso più importante, quello del villaggio di Vladimirovo, che in questo momento ha impugnato, cioè nel 97 aveva impugnato l'articolo 7, facendo sì che venisse riconosciuta non soltanto la proprietà pubblica e la proprietà privata, ma anche la proprietà dei villaggi come storicamente era. Tutto questo per ora è fermo, anzi non hanno avuto ragione, e la situazione attuale rimane con una legge che non contempla l'esistenza delle proprietà, cioè delle foreste, delle comunità di villaggio, nonostante un'importanza storica documentata da svariati documenti e un interesse anche da parte della popolazione e delle collettività locali che pretendono, chiedono giustamente un ritorno a quello che era la situazione del 38. Grazie per l'attenzione. Grazie dottor Paletto, perché ha seguito proprio alla lettera, anzi ha anticipato i tempi di chiusura. Grazie Paletto. Adesso quindi do la parola al professor Giorgio Pizziolo che presenta una comunicazione dal titolo Uso civico oltre gli usi civici. Prego. Prepara poi il... dopo il professor Pizziolo ci sarà quindi il dottor Sandro Ciani e il professor Alessandro Adriano Ciani. Prego. Allora, la mia questa ipotesi di lavoro che vi presento parte da questa considerazione che il valore delle, che poi qui mi sembra in queste giornate è stata evidenziata moltissimo, che il valore dell'uso civico e del bene comune va molto al di là delle situazioni storiche che si sono determinate e che ora sono piene di possibilità ma anche di conflitti. Questa idea che il contenuto, il senso dell'uso civico sia una questione da assumere nella contemporaneità, nonostante... che sia possibile quindi immaginare un modello, direi, di economia nuova basata sul concetto di bene comune, potrebbe essere una sfida che dovremmo aprire, perché questo è il passaggio significativo. Allora, questo ragionamento di operare determina come dire, una,
una possibilità di immaginare, poi lo faremo vedere con dei passaggi, di immaginare modelli di governance completamente diversi da quelli attuali. Il concetto di l'applicazione di questo concetto può essere fatta direttamente sui territori attuali, per esempio nella situazione degli Appennini abbiamo una disseminazione a macchia di leopardo, se si può dire così, degli usi civici, ma non abbiamo una struttura territoriale organica. Ebbene, se noi estendiamo ai paesi dell'abbandono, perché il problema è che poi l'Appennino è abbandonato, allora rispetto a questa situazione uno può immaginare che ci sia un'estensione del concetto di uso civico anche ai territori extrauso civico. Qual è il punto fondamentale dell'uso civico? È quello di andare a ricostituire un rapporto tra comunità e luoghi. Questo è il senso fondamentale. Quindi è il senso di una relazione. Non si può parlare solo né di comunità, né di luoghi, ma della relazione. E la relazione passa per due fatti sostanziali, come sappiamo. Uno è quello della rinnovabilità della risorsa e il secondo è quello di una partecipazione stretta. Dico in termini contemporanei, quindi partecipazione e rinnovabilità sono l'essenza dell'uso civico e questo è il senso che possiamo attribuire ai territori montani in questo caso. Però secondo me questo discorso va ancora oltre, cioè noi andando a riscoprire il senso dei beni comuni possiamo addirittura estenderli alla contemporaneità. Per esempio, tutta l'informazione e tutta la comunicazione sono dei veri e propri beni comuni. Questo è stato molto chiaramente indicato in un convegno a Berlino quest'estate, ma penso sia un fatto comune, cioè internet in qualche misura è un bene comune. La comunicazione che possiamo fare attraverso gli strumenti tecnologici è un bene comune, perché è di fatto, non so, dalle rivolte nel sud del Mediterraneo e così via, mi sembra evidente che c'è questo nuovo tipo di bene comune sul quale possiamo cominciare a pensare. Il problema qual è? È che in questi giorni, specialmente in Italia, i due governi che si sono succeduti, e questo vale anche per tutta l'Europa, stanno vendendo i patrimoni e stanno eliminando la possibilità di una gestione diretta attraverso ancorché i comuni dei servizi territoriali. Questo fatto è impressionante perché sono l'unica cosa sulla quale sono tutti d'accordo, da destra a sinistra, tutti vogliono vendere tutto. Secondo noi è pericolosissimo. Secondo noi è pericolosissimo per tre motivi. Il primo, viene distrutto il paesaggio. Questo perché il paesaggio, questo è un passaggio assaltato, di fatto, specialmente con la Convenzione europea, tende a dire che è non tanto il territorio, ma come le popolazioni percepiscono il territorio. E quindi è di nuovo una relazione, è una relazione tra popolazione e territorio che attraverso un certo tipo di elaborazione viene definito paesaggio. Il paesaggio viene distrutto perché? No, non solo perché viene acquisito, utilizzato in maniera impropria, perché si sa già che verrà venduto cambiando la destinazione d'uso, se no è inutile venderlo, nessuno lo comprerebbe, e quindi vuol dire cambiare il senso del luogo, ma viene distrutta la sua ricchezza interna di informazione, tutto quello che ci sta dentro, viene distrutta la possibilità di gestione. E quindi di fatto questo poi diventa una forma di alienazione delle democrazie locali. Secondo me i comuni diventano degli enti inutili perché non hanno più nulla da fare arrivati a questo punto. Il terzo passaggio è invece l'eliminazione del bene materiale di base del bene comune, e noi ci stiamo preparando per immaginare i beni comuni, un uso dei beni comuni dilatato, allargato, esteso, e ci viene sottratta la materia prima. Allora secondo me, come dire, io sono d'accordo di fare delle belle convegni sui beni comuni, sulle possibilità di usarlo, però la realtà è questa. La realtà è questa. Allora come ne usciamo da questa situazione, ammesso che si trovi una possibilità di uscirne? Secondo noi bisogna cominciare, ma ci sono tre livelli di questa possibilità per difendersi da questa situazione. Il primo livello è quello
di estendere la prospettiva che si era aperta col referendum sull'acqua, che invece si fa finta ormai che non ci sia nemmeno stato, tanto viene venduto tutto. Allora o viene alienata la possibilità di gestione del bene attraverso questo meccanismo. Invece in Italia c'era stato questo passaggio estremamente interessante, perché aveva rivelato che la popolazione aveva in qualche modo coscienza di questo, dell'acqua come bene comune, e da lì si potrebbe ricominciare ad aprire un'operazione di, come dire, convincimento, di riflessione su questo tipo di questione. Non è che un referendum si elimina, no, il risultato di un referendum, potremmo ripartire da lì per fare dei ragionamenti di questo tipo, ma ce ne sarebbero anche altri su questo piano. Per esempio, laddove sono avvenute dei disastri da parte del maltempo, a questo punto la ricostruzione, invece che fatta in termini di opere tecnologiche, come se ne discuteva anche oggi, potrebbe essere fatta andando a rivendicare su quei territori le logiche del bene comune, e facendo un tipo di ricostruzione partecipativa e fatta per difesa della struttura, che mi sembrerebbe un tema da lanciare al limite anche da questo convegno, se fosse possibile. La seconda cosa è quella di lavorare dentro quelli che noi chiamiamo gli interstizi tra Stato, tra privato e pubblico, tra Stato e iniziativa privata. Ci sono degli interstizi sui quali si può lavorare, c'è tutto anche l'attività del terzo settore, ma più che altro delle operazioni concrete. Si può fare delle operazioni concrete su situazioni particolari, sperimentali. Poi alla fine vi dico questa cosa. La terza? Sì, vai pure avanti. Allora parliamone subito. Noi stiamo sperimentando in alcune situazioni, ne accennammo anche 2 anni fa, 3 minuti, benissimo, 1 minuto per questo e 2 per questo. Allora, stiamo sperimentando una cosa che viene chiamata contratto di paesaggio. Il contratto di paesaggio è un patto che si stabilisce tra gli enti pubblici, le strutture economiche di quel territorio, tutte le strutture culturali, dai musei, le scuole, quello che vogliamo, e più che altro la base popolare, perché è un patto partecipato che si viene a strutturare in associazioni o anche in altri elementi. Non so, in un punto c'è stato un presidio paesistico, ci possono essere altre strutture che si manifestano progressivamente. Queste cose su cosa avvengono? Avvengono su un documento di gestione della risorsa, a cominciare dalle acque, dai fiumi, dall'agricoltura, da tutti i patrimoni che ci sono. Questa gestione delle risorse è un atto di governance, è un atto di governance partecipata delle risorse del territorio. Di fatto, in questa maniera, cosa succede? Si ricostituiscono comunità perdute, rinasce tra la popolazione il senso della comunità, con nuova sensazione, e si intravedono delle possibilità nuove di gestione delle risorse. È un'operazione complessa, non è semplice, però, come dire, è come se noi ritentassimo di riformulare lo spirito dell'uso civico, ma in termini di beni comuni, nella contemporaneità, attraverso forme organizzate. Questo si può fare sia negli usi civici, ma anche fuori degli usi civici. Quindi non è impossibile diffondere questo tipo di situazione, ma non è facile, via via, e andremo avanti con le alienazioni, con questo evidentemente sarà sempre più complicato. L'ultima cosa, cosa emerge da questo tipo di operazione? Un concetto che noi abbiamo chiamato mercato relazionale, cioè un luogo dove si scambiano tutte le risorse di questo territorio, comprese quelle culturali, mentali e di circolazione. Nasce, se vogliamo, un nuovo modello di scambio
che può essere ovviamente anche monetaria, ma che può essere anche di altro tipo, che nasce all'interno di questi contesti. Mi sembra di ripercorrere molti dei punti che sono stati indicati, specie ieri sera, e che noi così contemporaneamente stiamo tentando però di sperimentare nella realtà, anche se è estremamente difficile. Allora, e però appunto questa è la terza cosa che ci consente la difesa, cioè di sviluppare questa riflessione come quella appunto di ieri sera, oppure quella che deriva da queste azioni che facciamo noi, perché noi, diciamo così, usiamo le tecniche della ricercazione, cioè preferiamo prima sperimentare e poi dedurre dalla sperimentazione gli elementi anche teorici, che comunque va benissimo anche procedere nella maniera dell'approfondimento teorico e poi rifletterlo ciclicamente sulle azioni che si vanno a fare, e quindi andare ad immaginare appunto livelli sempre nuovi di uso comune. In fondo anche il ragionamento di stamani su immaginare la moneta un bene comune, che di per sé sembra, come dire, quasi un ossimoro, impossibile che la moneta, che è l'oggetto di come dire, istituzione mercantile delle operazioni, possa essere un bene comune. Invece no, è venuto fuori molto chiaramente anche stamani, e quindi il bene comune è un concetto tutto da riconquistare, diciamo, tutto da capire fino in fondo. Per esempio nella comunicazione internazionale è importantissimo, questi tentativi di censura che prima ha fatto la Cina, ora vuol fare anche gli Stati Uniti nei confronti della rete, sono pericolosissimi, sono un togliere il bene comune della comunicazione a livello mondiale. Dobbiamo assolutamente difendere questo tipo di livelli, è estremamente pericoloso se circolano queste cose, però se non abbiamo l'idea che siano un bene comune, forse abbiamo meno armi per difenderci. Quindi è questo il senso delle operazioni che io vi proporrei, non soltanto quindi le situazioni locali, ma queste tre operazioni: la sperimentazione locale, l'approfondimento scientifico teorico però in termini di cicli con la sperimentazione, e la difesa di alcune situazioni generali, dal referendum a inventarsi delle situazioni nuove, tipo il risanamento dei luoghi devastati, a la difesa di Internet. Grazie. Adesso il dottor Sandro Ciani e il professor quindi Adriano Ciani, prego. Poi chiedo al professor Nervi se possiamo proseguire con un'altra comunicazione e poi sì. Sì, cercheremo di essere rispettosi del tempo. Buongiorno a tutti, sono Sandro Ciani, sono responsabile regionale della regione Umbria agli usi civici. Non si vede, un attimo. Comunque, allora il dottor Sandro Ciani presenta una comunicazione dal titolo Usi civici e proprietà collettive in Umbria, situazione attuale e prospettive. Prego. Grazie. Porto i saluti della Presidente Marini e dell'Assessore Fernanda Cecchini a tutti voi. Il mio intervento parte dalla storia, perché conoscere la storia e la genesi e le motivazioni per le quali sono state concepite le proprietà collettive e i principi fondanti che le regolano ci consentono di capire l'importanza che esse hanno avuto ed hanno per quanto concerne la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che sono, a mio avviso, patrimonio dell'umanità. Conoscere e sapere delle nostre origini storiche e ambientali ci consente di organizzare e realizzare al meglio il presente e di progettare un futuro più certo. Attualmente viviamo in un momento di particolare instabilità, ma se adottassimo nei comportamenti i principi fondanti delle proprietà collettive, forse tali problematiche potrebbero essere rimosse senza difficoltà. L'Umbria ha una storia plurisecolare nella costituzione delle comunanze agrarie. Basti pensare che già nel 1346, con lo Statuto Nursino, venne sancita l'istituzione delle associazioni. Ad ogni frazione del comune di Norcia fu ceduta una parte del territorio a favore di tutti i rispettivi abitanti. Attualmente il comune di Norcia conta ben 16 comunanze e un'amministrazione separata. La vicina città di Cascia ne conta 23 di comunanze.
Quindi questo già dà un significato del movimento che ha su quel territorio, tant'è che con il comune di Preci costituiscono circa il 43% delle comunanze agrarie di tutta la regione, che hanno comunque complessivamente un numero di 50 realtà. Poi tra l'altro bisogna ricordare San Benedetto da Norcia, che con il suo movimento dei benedettini che hanno creato le università civili e quindi sono stati forse gli ideatori, i promotori di queste realtà. Un altro caso particolare che mi sovviene è una realtà particolare, che è il comune di Poggiodomo, che con 4 frazioni addirittura ci sono 4 amministrazioni separate, ma questo è un problema che poi magari citerò in seguito. Una delle prime realtà di cui mi sono occupato, devo fare una premessa, che questo incarico di responsabile regionale mi è stato conferito dal 1 gennaio del 2010 e quindi è poco il tempo per cui ho potuto entrare nella materia, ma ci sto entrando piano piano. È quella dell'Abudinato di Gualdo e Nocera. E andando a leggere l'atto costitutivo datato del 1480, che coinvolge anche il comune di Assisi in quanto luogo eletto per la ratifica dell'accordo, mi sono reso conto che tra le mani avevo un pezzo della storia della nostra regione e non solo, in quanto la costituzione di quella realtà è sorta dopo una lunga serie di conflitti anche delittuosi fra le parti in contesa. Quindi si arguisce che la possibilità di usufruire in determinato territorio al fine di esercitare il pascolo o il legnatico, come nel caso in questione, era di vitale importanza. La costituzione di tale realtà merita un discorso a sé, in quanto oltre a coinvolgere l'aspetto territoriale interessa anche altri aspetti. Di questo caso particolare se ne sta interessando l'Università di Perugia e a breve ci fornirà una ricerca di approfondimento che a breve ci illustrerà tramite il professor Ciani. Poi vado avanti velocemente perché faccio un cenno storico della nostra realtà. La regione, cioè le comunanze, la maggior parte delle comunanze che si sono realizzate nell'Umbria sono state fondate tra la fine del 1800 e l'inizio del 1920. Come c'è un caso particolare che interessa il territorio di Foligno. E in questo caso sono state costituite 17 realtà tra il 1912 e il 1914. Qui fu il professor Michele Gioia che su incarico accorpò addirittura alcune frazioni ad altre che erano le frazioni capofila. Poi in seguito a questo accorpamento non si sa bene come cosa sia successo, ma si sono le frazioni che si sono accorpate, si sono autonomamente autogestite e hanno creato comunanze, ma di questi atti non ne abbiamo non abbiamo possesso. Questo è quello che il quadro un pochino storico della nostra regione. Quello che si è fatto. La regione dell'Umbria con una legge dell'84 ha portato avanti, ha legiferato in una materia, ma il lavoro che si era prefissato non è completo, perché ha fatto una ricerca completa su quello che erano le proprietà, ma il vero problema della promiscuità, delle proprietà, delle impromiscuità con i privati o con altri enti non è stata ancora terminata. Il problema delle promiscuità dei diritti di uso civico e grano sui terreni di proprietà privata, la normativa vigente dopo circa un secolo non ha ottenuto lo scopo per la quale è stata concepita, ovvero lo scioglimento delle promiscuità. Tale problema potrebbe essere risolto mediante una maggiore defiscalizzazione degli oneri dovuti, riducendo le spese notarili o concedendo aiuti finanziari alle associazioni agrarie al fine di favorire l'acquisizione, come si è verificato per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice. Ho notato, in questo periodo che mi occupo di questa materia, che spesso gli amministratori di queste realtà sono più preoccupati all'osservanza del rigore del bilancio, perdendo di vista le altre peculiarità a cui sono preposti e a volte a scapito dei principi fondanti. In altre realtà addirittura i consiglieri delegano i loro poteri al Presidente, il quale è investito di un ruolo che non gli compete. Quindi si verificano un certo disinteresse della vera funzione a cui sono legati agli altri utenti.
per brevità ho cercato di... scusatemi. Queste situazioni sono evidenti in quelle frazioni dove non c'è ricambio generazionale, sia per carenza di utenti che per l'età avanzata degli stessi. Oggi, con il grande esodo dalle zone montane dovuto a motivi che noi tutti conosciamo, ma che comunque tengo a ribadire, ovvero la mancanza di servizi, l'isolamento dai centri cittadini, la scarsezza delle risorse economiche e l'incertezza di un reddito, sono componenti che invogliano il residente ad andare a trovare altrove condizioni di vita migliore. Nel 2010, questo è quello che andiamo nel vivo, nel 2010 la Regione Umbria ha finanziato un progetto in collaborazione con l'UNCEM regionale, avente per oggetto valorizzazione delle attività delle associazioni agrarie di uso civico dell'Umbria, dal quale è emerso un quadro abbastanza chiaro della situazione della nostra regione. Alcuni dati, come ad esempio la raccolta tartufi, non sono risultati attendibili, data una nota ritrosia a voler fornire tali dettagli. Per due minuti per questioni, diciamo, puramente economiche due minuti e sociali. Ancora. Il risultato evidenzia, nonostante le difficoltà dovute al ricambio generazionale, una presenza di 16.295 utenti, numero che tiene conto anche delle amministrazioni separate, che esercitano il diritto di uso civico su una superficie di 52.013 ettari, dato che più o meno è attendibile con quello che abbiamo visto che ci è stato fornito dall'Istat. Mi fanno cenno di essere e arrivo alla conclusione. La volontà regionale è quella di andare oltre il mero rapporto amministrativo relativo all'esercizio delle proprie competenze in materia di usi civici, andare oltre per costruire insieme, partendo dall'attenta conoscenza della situazione attuale, le linee di azione su cui è opportuno basare lo sviluppo di tale area, anche in vista della futura fase di programmazione fondi comunitari. Sono di prossima uscita i bandi inerenti agli interventi per la forestazione e in questi ambiti le associazioni agrarie hanno e possono avere un ruolo molto importante. Grazie alla vostra attenzione, scusate la concitazione. Grazie al dottor Sandro Ciani e adesso quindi la parola al professor Adriano Ciani, professore di economia agraria ed estimo nell'Università degli Studi di Perugia, che terrà una brevissima comunicazione dal titolo L'abutinato, un caso di proprietà collettiva in Umbria con problematiche di gestione di tipo conflittuale. Prego, professor Ciani. Buongiorno a tutti, io vedo dalle vostre facce che proprio siamo, come si dice, al limite della sopportazione, quindi cercherò veramente di essere negli 8 minuti che sono a disposizione. Fra me e l'altro Ciani non c'entra niente, siamo solo fratelli, insomma, non vi preoccupate. Io ho il dovere di così ringraziare il professor Nervi, perché con il quale io, qui si è parlato tanto di fiducia, ho perso qualche anno fa la fiducia, nel senso che avevo preso un impegno, ma essendo in terra straniera non ce l'ho fatta, e oggi sono qui dopo 10 anni fuori dall'università con i ferri arrugginiti, ma il coraggio va al di là della logica. Sono qua per presentare un pochino questo caso con una struttura che è scopo e metodo, origini storiche. Chiedo scusa, qui c'è qualche meccanismo, il territorio da Butinale, le controversie, il risultato delle controversie e le prospettive. Io vengo dalla Facoltà d'Agraria di Perugia, sono qui anche perché abbiamo un'esperienza con un dottorato, un corso di laurea Scienze dello Sviluppo Sostenibile. Ho fondato quest'anno una scuola sulla gestione e promozione dello sviluppo sostenibile e sto puntando a creare un'associazione mondiale di amicizia delle aree rurali nel mondo. Vi chiedo scusa, ma non so cosa è successo qui, questi vanno dove gli pare. E comunque il presente contributo tende a riportare all'attenzione degli specialisti le vicende di questa amministrazione dell'Appennino gualdese, Gualdo Tadino, che è stata sciolta teoricamente, vedremo perché, nel 1976 con un atto unilaterale dal comune di Gualdo Tadino. L'Abutinato nasce tra Nocera e Gualdo Tadino, sulla fascia confinaria, è assai più di una leggenda o un reperto storico, e chi lo conferma? Una sentenza del 1896, a 2 anni dopo la legge fondamentale
su sostanzialmente il recupero e il riallineamento degli usi civici, beni e proprietà collettive del nuovo regno italiano, che è tuttora efficace a prescindere dalle parti innovative delle leggi susseguenti, in particolare la 1776, a tutti voi assolutamente nota. Diciamo che da questa vertente, ecco, io vado a braccio perché credo di fare meglio, sostanzialmente io ho capito qual è il problema, deve essere i secondi che devo aver messo nel far scorrere uno dall'altro, vi chiedo scusa, ma diciamo che da questa sentenza comunque trae origine che cosa? I fondamenti di questo abutinato, che trae origine a sua volta da un atto di transazione avvenuto davanti a un notaio con tanto di decisioni dei due comuni di Nocera e Gualdo d'Adino, che delegano davanti al delegato apostolico Savelli il 21 gennaio del 1480, e da questa transazione avviene che le popolazioni che erano al di qua e al di là di un rio che si chiama Fergia, tornato attualmente diciamo in grande risalto proprio per aspetti conflittuali di altro tipo, ecco il titolo della mia presentazione, viene deciso che gli abitanti, pur appartenendo alle due comunità di Nocera e Gualdo d'Adino, dovevano usufruire reciprocamente del diritto praticamente di pascolo legnatico, dell'uso dell'acqua, la pesca sul fiume e quant'altro, e ne diventavano praticamente una proprietari collettivamente, in quanto questo bene veniva dichiarato inalienabile, inusucupabile e non vendibile. Questo è un pochino, il titolo trae origine dal latino usare, e quindi questo era la transazio inter Nocerino e Gualdense del 21 gennaio 480, qui mi sono portato la copia, l'organizzazione della transazione, anche qui c'è l'atto che è stato recuperato sul piano storico, il territorio dell'Abutinato. Diciamo, il territorio dell'Abutinato attualmente ricopre 440 ettari, sui quali diciamo che fanno parte complessivamente di questa amministrazione dell'Appennino Gualdese Nocerino. Su questo Abutinato poi esiste, sempre derivante da questa sentenza del 1896, una comunanza agraria di 40 ettari, per cui per questi 40 ettari c'è la sovrapposizione di questi diritti. Andando per le corte, sostanzialmente, queste sono cose che già avevo detto, il territorio è questo, quello con la fascia rossa è sostanzialmente l'area dell'Abutinato, i 440 ettari, la linea blu rappresenta la linea di divisione fra la parte di Abutinato che appartiene al comune amministrativo di Gualdo d'Adino a sinistra e quello a destra è quello di Nocera, e vedete in fondo c'è un borgo che si chiama Boschetto, dal quale ha tratto origine, vediamo un pochino adesso sostanzialmente questa azione, questa è la realtà, ecco questo è il Boschetto, questa è una chiesa che è il punto di incontro fondamentale, ecco questa ringhiera fa da confine fra i due comuni amministrativamente, questo è il Rio Fergia, qui vedete questa particolarità di questa foto, la riporto indietro, è che sotto quest'albero, sotto quest'acero, attualmente la comunanza agraria si riunisce un po' come si fa in Sardegna e anche con la mia terra d'Albania, nella quale sono stato 10 anni, dove la gente con il capo villaggio si riunisce per prendere decisioni proprio sotto un albero. Questa linea sostanzialmente segna che a sinistra, dove sta il nostro Sauro Vitali, che è il presidente della comunanza agraria e il capopopolo, chiamo in senso positivo, che ha fatto questa operazione del Rio Fergia, è territorio di Gualdo d'Adino, quello a destra è territorio di Nocera. Vedete che qui questa è un'area comunque che viene ancora pascolata, in cima c'è, seppure si vede piccolo, ma c'è un cavallo, quindi non è una cosa morta, ma è vitale. Qui c'è un'altra parte di ricchezza che erano gli antichi molini, ce n'erano 12 che erano vicino alla sorgente del Rio Fergia, vedete, molto simpatica anche questa rappresentazione, e come la comunità cerchi di valorizzare al massimo questa realtà delle acque. Qui c'è una partizione fra la parte destra che va verso il Rio Fergia e a sinistra verso un altro molino, vedete la bellezza di quest'acqua estremamente pulita. Le controversie, diciamo, sono nate da che cosa? Questo cammina da solo, io non posso farci nulla,
però non vi preoccupate, nasce una controversia perché la Regione dell'Umbria, sulla base di questa decisione del Comune di Gualdo Tadino, sostanzialmente emette una decisione per la quale ai fini della possibilità di dare una concessione a una ditta privata, tanto per non far nomi, è la Rocchetta, non so se ci spieghi, per fare delle trivellazioni allo scopo di verificare la possibilità di drenare dell'altra acqua di tipo minerale, ha preso questa decisione facendo un decreto addirittura di esproprio. Allora, su questo decreto di esproprio è stata fatta poi anche una definizione ai fini delle norme sul paesaggio e quant'altro, tutto sembrava regolare, la popolazione si è aggregata con questo signore che si chiama Sauro Vitale, presidente della Comunanza Agraria, hanno cominciato una controversia, ecco la conflittualità sostanzialmente degli interessi e il problema della gestione della conflittualità, dimmi quanto manca, due minuti ce la faccio, c'è stata una decisione del TAR a livello regionale e poi addirittura in questo anno, ad agosto, una decisione del Consiglio di Stato che dà ragione al gruppo promotore dell'azione Rio Fergia. Sostanzialmente viene detto che l'atto della Regione è illegittimo. Questo vuol dire allora che sostanzialmente quanto c'è, come ci diceva ieri sera il professore, la relazione sociale, qui è che è stata la forza sostanzialmente di questa comunità di opporsi e anche di dotarsi di esperti, perché la decisione ha riguardato da una parte il fatto di carattere strettamente giuridico che essendo proprietà collettiva, quindi inalienabile eccetera eccetera, non poteva la Regione né il Comune prendere quella decisione. Secondo, anche perché c'erano aspetti di carattere tecnico di difesa ambientale, cioè il fare queste trivellazioni potrebbe significare praticamente depauperare quelle che sono risorse di una falda acquifera importantissima per tutta l'Italia centrale. Allora, questo che cosa vuol dire? Torno un attimo indietro, vuol dire sostanzialmente che quando si riesce a creare questa relazione fra la gente, sostanzialmente il bene comune viene ad essere difeso. Entriamo qui in una logica quindi di come ottenere questa governance effettiva del territorio. A mio modesto parere, e chiudo qua, questo è l'episodio, vi chiedo scusa per la brevità e per la sciabolata, ma vorrei dare un piccolo contributo al dibattito complessivo, e cioè che questa storia degli usi civici, delle proprietà collettive, se ha, come è stato detto ieri, questa dimensione di 1,5 milioni di ettari, io credo che noi dobbiamo trasformarla da quella che appare molto spesso una debolezza nelle amministrazioni locali eccetera, perché ci sono complicazioni nell'amministrazione, perché la gente ce n'è poca, invece in una opzione di grande opportunità. La PAC 2014-2020 prevede il sostegno al reddito, intanto anche se per la condizionalità del cosiddetto greening, e prevede poi tutta una serie di misure a sostegno per le attività nel pilastro dello sviluppo rurale. Io credo che questi soggetti che hanno questi diritti, soprattutto se anche agricoltori, voglio dire, poi tutta una cosa da esaminare nei metodi, hanno questa grande opportunità di poter usufruire di questi sostegni della Comunità Economica Europea. A me, voglio dire, non piace che proprio in questi giorni si stanno facendo le prime conferenze a vario livello, ce n'è una anche credo lunedì prossimo, se non sbaglio, all'Accademia dei Lincei, ci lamentiamo perché sembra che questa proposta sia troppo squilibrata perché favorirebbe solo i paesi del nord. No, noi non dobbiamo solo lamentarci, dobbiamo verificare quali sono le nostre potenzialità. Io credo che una delle azioni che può avere il Centro Studi, l'Associazione delle Comunanze e soprattutto ecco, il governo italiano è quello di dire: cari signori, noi sul tappeto abbiamo questo bene complessivo di 1,5 milioni di ettari, vogliamo che pesi per quello che gli ho dovuto, a favore soprattutto di popolazioni in genere veramente svantaggiate. C'è l'opzione di Europa 2020, c'è anche il prossimo anno questa grande opportunità del World Summit sul Sustainable Development, cioè Rio 2012 o Rio più 20 dal 1992, questo è il quarto summit che si tiene. Io credo che anche in questa occasione
l'Italia possa approfittare per essere presente attraverso il Ministro dell'Ambiente, fra l'altro ex direttore della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per portare un contributo sostanzialmente di quanto veramente una corretta gestione dei beni comuni possa diventare di carattere strategico. E quindi far diventare sostanzialmente veramente un'opportunità questa realtà agricola e sostanzialmente in termini di beni comuni, isolando però anche chiaramente, come è stato fatto, perché c'è tanta confusione, soprattutto anche in occasione del referendum, e chiudo, sulla questione dell'acqua, si è parlato l'acqua bene pubblico, io su questo diciamo che bisogna stare molto attenti. L'acqua bene comune sì, se vogliamo l'acqua diritto universale come ha sostenuto la Bolivia, poi è stato fatto questo documento a livello di Nazioni Unite, ma dire che è bene pubblico, cioè che è gratis, non possiamo farlo perché l'acqua ormai è una risorsa scarsa e quindi dobbiamo regolarla. Ma la regolazione deve avvenire attraverso le relazioni della società per il bene comune. Grazie per l'attenzione. Credo che non potevamo, come dire, chiudere meglio, diciamo, la mattinata, infatti stiamo per chiudere, dando poi la parola al professor Nervi, non potevamo chiudere meglio proprio con questo riferimento, quindi anche come mozione, come un qualcosa che aiuta il centro studi a promuovere un'azione anche per una valorizzazione diciamo di questi beni. Quindi ringrazio il professor Ciani per aver dato questo spunto, perché la politica agricola comunitaria 2014-2020, che tende, diciamo, a valorizzare i beni pubblici, possa essere, diciamo, anche inserito come mozione da parte del centro studi in questa direzione. È un bene, diciamo, collettivo che va opportunamente non solo difeso ma valorizzato. Quindi ringrazio tutti voi per la vostra partecipazione, rimandando al pomeriggio, visto che l'ora ormai è scaduta, il tempo è passato, rimandando al pomeriggio le altre comunicazioni con gli interventi richiesti nella mattinata. Al professor Nervi la parola, prego. La brevità del tempo per l'esposizione non ha consentito di sviluppare il pensiero, eccetera. Comunque tutto quello che era pronto per esporre, tutto quello che può essere ancora steso in una versione definitiva, sarà pubblicato nell'archivio Shaloi a Bolla. Quindi gli autori che qui hanno visto scorrere velocemente il loro pensiero sugli schermi si mettono al lavoro, perché mi pare che l'apprezzamento che c'è stato sull'intervento sia tale da favorire e imporre una riflessione successiva più attenta sui contributi. Ecco, ci vediamo alle ore 15.